Allora, c'è un sottofondo musicale, credo. Ah, sì. Donne di zucchero. Donne. È dedicato a voi, cioè grazie. Alle donne. Grazie. Una canzone, pensate a questa, che è nata, che è arrivata penultima a Sanremo, perché l'anno prima è arrivato ultimo Vasco Rossi, l'anno successivo è arrivato penultimo con questa canzone, che poi ha avuto un successo, è dedicato alle donne, ecco, proprio inizio da questo sottofondo musicale, Argenti. Cosa vuol dire essere donna oggi nel nostro paese? Essere donna è assolutamente un'opportunità straordinaria, perché la fatica che abbiamo fatto per arrivare ad alcuni risultati, perché sono ancora molti i risultati che dobbiamo raggiungere, ci hanno ulteriormente fortificato. Sono convinta che la donna abbia delle caratteristiche non migliori, ma semplicemente diverse dal genere maschile, ma che siano un'opportunità, siano un vantaggio in ogni ambito della vita. Dopo vi chiedo, anzi così, dato che è passato, una canzone sulle donne che vi piace più di altre, Così, non voglio, magari mi piacerebbe che Giovanna Rossi la cantasse, perché per me è anche intonata, però non lo so se ha qualche canzone sulle donne, oltre a Donne che nome sei io, qualche canzone dedicata alle donne che magari vi è rimasta impressa, che conoscete, che apprezzate, che vi piace di più. Allora, invece a me fa ridere molto quella che cantava Sabrina Salerno con la Oltre le gambe c'è di più. Perché a volte, quando pensi alle donne, almeno a volte veramente si guarda solo l'aspetto esteriore. Invece stavo ascoltando Antonella e poi insomma anche con Martina, e noi siamo persone che forse mettono tante volte il cuore, cioè lavoriamo e ci mettiamo a servizio così della comunità. Con quel parlo generale della donna, cosa è cambiata negli ultimi anni? Oggi abbiamo un presidente del consiglio donna per la prima volta e abbiamo una donna all'opposizione per la prima volta che dirigono entrambe le parti, quindi qualcosa è cambiato nel panorama politico in questo caso, ma anche di vita comune. Ci sono molte donne, come avete detto voi, che aprono e si diventano imprenditrici, mentre una volta ci sono ovviamente, è cambiato il mondo anche sotto questo punto di vista. Ecco, la donna cosa è cambiata negli ultimi anni secondo voi, e come è cambiata? Questa era la domanda. Ma io penso che alla fine ci siamo anche un po' strutturate, no? Cioè alla fine anche le donne hanno delle capacità e che possono essere messe a disposizione non solo a casa, non perché non sia importante. Una volta la donna, sappiamo, insomma, era la mamma, era quella che accudiva la casa e rimaneva in casa. Oggi noi siamo uscite da casa, magari non per particolari guerre o lotte, ma perché la vita ti porta anche a dover badare a te stessa, non dover dipendere, ed è anche una fortuna per certi aspetti, per cui certo, ci siamo anche insomma rese indipendenti. Rocchio. Ma guardi, non penso sia cambiata la donna, no? Perché se mi guardo indietro vedo anche lì donne determinate, forti, che hanno fatto la storia e che hanno cambiato anche certe cose. Una certa Giovanna, si ricorda, esatto, tanto per rimanere in tema. Esatto, quindi secondo me la donna è sempre la stessa. È che sono cambiati i tempi, è forse cambiata nel modo di rapportarsi con non soltanto il maschio, ma con la società stessa, e forse sono cambiati anche gli strumenti per farsi rispettare di più e per riuscire anche ad arrivare su ambiti o comunque su diciamo ruoli che prima erano soltanto maschili. Ma secondo voi, ne parlavo prima di entrare in studio con lei e con anche il sindaco Argenti, è anche colpa delle donne questo, perché ne parlavamo così, che essendo la maggior parte della popolazione mondiale e soprattutto qui in Italia dovrebbero tra di loro essere più benevoli, insomma, chiamiamolo così, e dire vinciamo noi, invece le donne tra di loro hanno sempre avuto, sempre state restie nel volto. Argenti mi ha fatto una riflessione prima di entrare in missione, ma anche questo colpa dell'uomo, potrebbe essere, è così oppure è proprio una cosa innata della donna? Ma diciamo che la donna forse un tempo faceva meno squadra con le donne, io le dico che però negli ultimi anni vedo una differenza, nel senso che vedo che la donna supporta un'altra donna, e questo è importante, l'abbiamo visto, perché adesso appunto le donne ricoprono anche ruoli importanti, ruoli che prima erano soltanto maschili, e invece adesso si vede comunque la donna, come dire, capace e che possa veramente portare avanti anche un ruolo di questo tipo. E io credo che non sia solo merito di quella donna, ma di tutto il lavoro che è stato fatto dalle donne precedenti, perché sono tutti esempi che poi aiutano, secondo me, e spronano anche le generazioni future femminili a dire posso farcela, posso anch'io ricoprire quel ruolo, comunque quell'incarico. Quindi credo che sia un aiuto che le donne danno anche a se stesse.
e questo sia uno smuoversi, è un po' cambiato, possiamo intervenire in una chiacchierata finale un po' tutti, cioè un po' cambiata insomma la figura sotto certi aspetti rispetto a una volta insomma. Sì, io prima quando dicevo che davo la colpa all'uomo anche del fatto che ci sia antagonismo tra le donne era per giustificare che in realtà c'è una grande c'è una grande solidarietà tra le donne, che a volte purtroppo, siccome l'uomo ancora distingue le donne in base a determinati canoni estetici piuttosto di qualsiasi altro tipo, sì, però, ci sono delle donne che entrano in competizione. Però se una non è bella come dice lei, però è brava, cioè voglio dire, sì, capito? Però purtroppo gli uomini non valorizzano le donne perché sono brave, le valorizzano per altri aspetti e questa è storia. Abbiamo dei sociologi... Quelli che ho visto al governo non ne ricordo. Ma per fortuna stiamo aprendo gli occhi in questo senso, ma per fortuna... Non mi ricordo di belle. I sociologi ci hanno sempre detto che gli uomini sono cacciatori e le donne raccoglitrici, mm-hmm. E già questo è una spiegazione di tutto quanto. L'uomo va sempre alla ricerca di trovare però qualcosa. Però la donna decide. Le donne, perdono? Decide. Ha sempre deciso la donna. Mentre ascoltavo prima la collega Rocchio che mi ha detto una cosa che mi piace un sacco, le donne sono sempre state molto forti, che si sono dedicate all'altro, mm-hmm. Perché il sistema, perché la società le ha fatte dedicare ad altro. La nostra forza, proprio perché abbiamo dovuto lavorare il doppio per ottenere la metà, si è ulteriormente rafforzato, ma noi la nostra forza, il nostro coraggio è sempre stato determinante, assolutamente. Certo. C'è ancora bisogno di questa giornata per aumentare la stima e il rispetto nei confronti delle donne, oppure un po' alla volta ritorneremo a avere un comportamento come giusto sia di parità proprio in tutti i sensi, o c'è ancora bisogno? Allora, io dico c'è bisogno perché creiamo l'occasione per riportare magari l'attenzione a una festa, io dico sempre è festa l'8 marzo e tutti i giorni, cioè non può essere una volta l'anno. Avete ricevuto le mimose? Ieri sì, da un cittadino. Anch'io l'ho ricevuta questa mattina da un cittadino. Io della Proloco ieri. Però devo dire una cosa. Aveva detto di no inizialmente. Mi è venuto in mente, l'ho ricevuta ieri, ho pensato oggi. Dicevo dalla Proloco con tutto rispetto, dal cittadino con tutto rispetto. Dicevo dai compagni. Questa non è ancora sera però. Abbiamo una speranza. Anche perché mi hanno detto che il direttore poi ci ha riservato una sorpresa. No, non ce l'ho qui. No, ci ho pensato, dovevo pensarci, ha ragione, è stato un... Però direttore, guardi, noi tra di noi, io credo che parliamo la stessa lingua, sono bellissime anche sulle piante, non serve staccarle, cioè se non voglio fare una adesso cosa... Adesso lei sta facendo la moralista, no, adesso, no, però, lo insomma, dico, un lo fiorellino, dico. Un fiorellino è per giustificare anche i nostri poveri compagni se non ci hanno ancora pensato. No, non vanno giustificati. È giusto ricordare perché è nata c'è la festa della donna. A San Pietroburgo nel 1917 le donne si sono ribellate alla guerra, quindi le donne servono a riportare equilibrio nel mondo. Guardi, se nel telegiornale che è appena andato in onda noi abbiamo parlato proprio della storia della festa della donna, quindi immagini lei, quindi la conosciamo e poi sappiamo benissimo. E poi se siamo qui è anche merito proprio di tutte queste donne che in tutti questi anni, come abbiamo già detto, hanno lottato, perché magari noi ci troviamo anche in una condizione, hanno spianato, però la strada, oggi sì. Ci sono donne che stanno combattendo e noi lo sappiamo perché abbiamo appena avuto un'esperienza molto forte con una donna iraniana che ricordiamo con grande affetto, che insomma ci ha fatto vivere, che trovo una cosa indegna, ecco, però. Quindi voglio dire, oggi nel 2023, mentre noi insomma siamo anche libere, possiamo vestirci come vogliamo, possiamo cantare, possiamo amare, possiamo fare il sindaco, ci sono donne che non possono neanche permettersi di avere un ciuffo di capelli che esce, cioè. Ha ragione, è una cosa davvero deprimente. E la canzone che le piace di più? Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Molto, lei è proprio, ha preso anche una cantante di quelle, però qui gli uomini non cambiano anche un po', ha ragione, perché gli uomini poi ti prendono in giro, però ho finito di prendere in giro gli uomini, No, gli non uomini, ci hanno mai preso in giro, gli abbiamo fatto credere che potevano farlo. Sì, no, ma una volta lo facevano davvero, perché la canzone, di quella canzone di Mia Martini esprimeva ed esprime una grande verità e che c'è poco da nascondere. La condivido in pieno. Secondo lei invece c'è la sua canzone? Guardi, quella che abbiamo cantato appunto l'altra sera in provincia, della Mannoia, trovo sia veramente molto bella, molto azzeccata, perché parla un po' di tutte le sfumature che la donna poi quello rappresenta. Quello che le donne non dicono. Sì, ho capito, ma avete stonato, No, siamo state bravissime. Cercavo di prendervi in castello. Assolutamente. Va bene, devo chiudere allora, facciamo così, vi do 30 secondi a testa per salutare i vostri cittadini, dato che siete qui, io dire tutto, dire quello che volete dirgli. Inizia Tornello Argenti.
Facciamo primo piano. Naturalmente un saluto affettuoso e di grande stima per ciascuno dei miei cittadini, ai quali davvero auspico di poter dare la mia quotidianità e il mio impegno con tutta la buona volontà e la passione che ci metto. Poi se c'è qualcosa da migliorare fatelo insieme a me e ditemelo e potremo ancora migliorare insieme. Buona salute a tutti. Ecco, io mi associo a quanto detto e dico anche a tutte le donne di Selvazzano che sia una giornata come tutti i giorni dell'anno, che sia la nostra festa. A tutti i cittadini dico grazie, perché comunque se ci sono e cerco di fare quello che faccio tutti i giorni è perché ho questi cittadini a mio fianco, perché devo dire il mondo associativo, il mondo insomma è un mondo meraviglioso, per cui a tutti grazie davvero anche per la fiducia, nonostante magari a volte qualcuno vorrebbe tirarmi le orecchie. Martina Rock, prima le chiedo quanto a quanto l'evento? È a maggio, nascerà sì il secondo maschietto, quindi manca poco, sì. Primo lo salutiamo? Certo, Mattias, ciao. Mattias, e la questo mamma che nome avrà? Sì, siamo ancora, come dire, in fase di contrattazione. Sì, sì, sì. Vincerà lei di sicuro, eh? Sì, sì. Spero, no, spero. No, lo dico spero io che vincerà. Prego i 30 secondi per salutare i suoi cittadini. Saluto anche io tutti i miei cittadini e chiaramente penso che quello che ci accomuna sia la passione per il nostro territorio, e quindi l'importante è questo nel fare squadra. E visto che appunto è la festa della donna, saluto tutte le donne, le concittadine, dicendo che non è solo l'8 marzo, ma il rispetto verso la donna, ma verso qualsiasi essere vivente, perché chiaramente che sia donna, che sia uomo, credo che il rispetto sia la cosa fondamentale. Quindi passione e rispetto spero ci porteranno insomma avanti e con un futuro un po' più roseo. Grazie a Antonella Argenti, sindaco di Villa del Conte, di essere venuta. Grazie a lei, Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano. Grazie davvero. E grazie anche a Martina Rocchio, sindaco di Culteroli. Davvero, grazie, è stata una bella puntata. Invece do appuntamento mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.